Andrea Lodovichetti vince il premio della critica al Festival Musicale Lunezia, prestigioso festival nato nel 1997 che nel corso degli anni ha ospitato i migliori artisti, musicisti, cantautori e band nazionali. Andrea Lodovichetti con il brano Direzioni ha ricevuto il premio della critica per la sezione autore di testi. È stato un premio inaspettato perché sono stato premiato per la categoria autore di testi, ma l'ho inviato con la curiosità del ragazzino che gioca, perché ovviamente faccio un altro lavoro, però la situazione si è trasformata e appunto mi è stato attribuito questo premio che mi ha sorpreso e mi ha riempito anche di gioia proprio perché è inaspettato. Il testo parla in due parole del prendersi cura di se stessi. La palindromia mi interessa perché appunto sottintende sempre una doppia lettura di ogni cosa, una doppia direzione, una doppia interpretazione, almeno in due direzioni. Quindi è come la medaglia, le facce sono sempre e comunque due ed è importante leggerle entrambe. Ha riscosso grande successo anche con un suo componimento poetico in dialetto fanese intitolato Er retarde fora via, il retaio che viene da lontano. Il brano non si riferisce esclusivamente all'attuale tema dei migranti, ma vuole rappresentare la vicinanza, l'abbraccio a coloro che sono lontani, magari anche solo da se stessi e che hanno bisogno di tornare a casa. Periodo particolarmente creativo e produttivo per Lodovichetti, che nel frattempo sta partecipando anche ad un importante concorso d'arte contemporanea, per il quale si attendono gli esiti, con una composizione integrata di fotografia e testo a tema ambientale, intitolata Terra 2076. È una composizione che racconta appunto una storia in un futuro distopico prossimo. Sta partecipando a questo importante concorso e di cui stiamo attendendo gli esiti e vediamo. Parlo al plurale perché è stato fatto in collaborazione con Michela Pascucci, che è una fotografa fanese, nonché mia compagna, quindi doppia la soddisfazione anche nell'attesa degli esiti. Per l'immediato futuro, conclude il regista, tra i tanti progetti è orgoglioso di aver iniziato i lavori di un importante progetto per la nostra città, del quale avremo modo di parlare presto. Sì, i progetti sono tanti, ovviamente, come sempre. Il più vicino è questo importante progetto filmico per la città di Fano, di cui parleremo presto, e che vedrà come autori dello stesso progetto, a parte il sottoscritto, Nicola Nicoletti e Luca Caprara, e la squadra sarà formata da tutti i professionisti fanesi. Non è campanilismo, ma è grande orgoglio. Tu o pensate dentro al cor mia quanta vita e tenerezza tenga ment e porto via.